Sì, stavo leggendo i tweet di Gioielone che ci dà per spacciate, mi fa sempre ridere. Quel ragazzo gli voglio bene, sono contento di essere qui, l'avevo detto che saremmo stati qui. Tra l'altro, vado a vedermi la partita. Ci sarà una bella sfida, secondo me. Mi volete chiedere di come si è andato male la squadra dopo la trade di Verdiville, no? Ah, che novità, non ho mai risposto a questa domanda nelle ultime settimane. No, devo dire veramente mai. Veramente mai. E so che sono stato criticato per questa cosa. Guardiamo magari un pelo più in là del nostro indice. Guardiamo agli anni prossimi. Guardiamo a quanto Bill è un ragazzo giovane che può ancora crescere tanto. Guardiamo a quanta chemistry può venire fuori dai nostri giocatori. Quanto ancora possono migliorare i nostri giovani. Intanto siamo ai playoff. E credo che l'anno prossimo vi rimpiangerete di dubitare della trade per Bradley Beal e prepararvi per la nostra corsa al titolo dell'anno prossimo. Intanto concentriamoci su quest'anno e proviamo a fare il nostro meglio, magari perché no, a passare il turno. Ora scusatemi, sto ricevendo una chiamata da Ronin 2K che voglio farmi mettere in prima fila su 2K22 a vedere le partite dei miei New York Knicks, quindi alla prossima. Sì, ciao Ronin, sì. I got options, I can pass that bitch like Stockton. Wow, grandi amici YouTube, ragazzi, qui su Kenshin, ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Siamo qui con gli occhialetti oggi che mi levo subito perché tanto non si vede niente. Era giusto per fare la intro perché possiamo festeggiare, siamo finalmente tornati ai playoff e questo lo sapevate. Non sapevate, ma l'avete già visto qui sotto, che siamo arrivati settimi nella Eastern Conference. Eravamo terzi alla trade deadline, come ben sapete, poi siamo andati un po' in vacca per via degli infortuni. La trade mi fa piacere che a tanti di voi non sia piaciuto, non sia andata esattamente giù. Mi fa piacere perché vuol dire che è stata fatta in maniera realistica, a differenza un po' di tutte le altre che abbiamo fatto. Non è stata una trade di quelle, oh mio Dio, hai fregato la CPU, è la squadra più forte di sempre. Non che la squadra che abbiamo adesso sia scarsa, ma garantisce quel minimo di equilibrio e di guardabilità della serie che prendere Paul George o Kawhi Leonard o che cazzo ne so, che altra star dalla piccola, magari non avrebbe dato questa sensazione. Mitchell Robinson deve ancora riprendersi completamente dall'infortunio. Siamo comunque ben messi. Io direi che la rotazione da playoff possiamo tranquillamente accorciarla un po'. 32 minuti da tutti i titolari, 34 per Anthony Davis, che deve portarci il più in là possibile perché giochiamo ovviamente contro i Philadelphia 76ers, che hanno Ben Simmons, Joe Richardson, Tobias Harris, Al Horford e Joel Embiid in pienissima forma. Bruno Fernando, che è stato nostro per un attimo, se non ricordo male, in questa serie, sapete che non mi ricordo. Chris Boucher. Zaccaria Randolph, oh santa Madonna, ha preso proprio così. Mezza mezza bella. Ma perché mi metti Tobias Harris e non Ben Simmons? Vabbè, ok, poi in realtà che urlava Ben Simmons. Mezza bella questa presentazione, oh, carina. Ok, mi gaserò la prima volta, poi tutte le altre volte sarò uguale, non mi gaserò più, però mezza carina, ci sta. 53-29, hanno vinto 10 partite esatte in più di noi, Philadelphia 76ers, in questa regular season. Siamo al Wells Fargo Center, signori. Casa dei Philadelphia 76ers, terza testa di serie nella Eastern Conference. Il nostro obiettivo è vincere gara 1 o gara 2. Vediamo se riusciamo a portarlo a termine. È l'esordio per me anche per Bradley Beal. Non l'ho mai visto giocare, mai utilizzato, quindi sarà ancora più difficile. Abbiamo i mezzi per mettere in difficoltà, c'è da dire la verità. Voglio capire la Melo Ball se riesce a difendere più o meno bene su Ben Simmons. Intanto abbiamo preso la prima bomba in schiena, perfetto. Rispondiamo, assist di Lamelo, bomba di Alger Barrett, rispondiamo subito presenti, dobbiamo cercare di non andare sotto subito, farli sudare tutte le partite, ovviamente loro sono i favoriti ed è giusto che lo siano, giusto che sia così. Eccolo qua, il Ben Simmons che ci piace vedere, metti il piede fuori. Ed eccolo qua. Ed eccolo qua, non riesco a girare le mani, io non so farlo, penso a Taddy quando vedo questo canestro. Long 2, che in realtà non va benissimo per l'NBA moderna, ma primo canestro dell'uomo con gli occhiali in maglia New York Knicks, controllato da me, ovviamente. Ne ha già fatti altri durante la simulazione post-trade. E la Madonna, Tobias Harris, stai calmo. Arriva il mostro a mettere le cose a posto. Dagliela là, back to back. E one, baby. Me lo fischi, messere. Let's go, Edi. Let's go, i Knicks non sono venuti qua a fare la comparsata, eh? Non sono venuti qua a fare la comparsata, New York Knicks. 10 a 3.
AD per il più 10. Pessima idea, pessima idea, pessima idea. L'abbiamo preso per questo. L'abbiamo preso per questo, l'ha fatto, signori. L'uomo con gli occhiali, 21-13, proprio lui. Proprio lui. Rimaniamo in controllo per adesso, ma sono leggermente rientrati i Sixers, hanno cominciato un po' a giocare. Sono rientrati ufficialmente 23-20, eravamo in controllo. Poi devo dire la panchina molto giovane la nostra, non ha fatto quello che doveva. Forse un po' di inesperienza, un po' di emozione all'esordio dei playoff. Anche Gafford appena entrato sbaglia addirittura il layup. Non bei segni questi qui, addirittura 23 pari, no, forse 22-23. Siamo lì. Tutto da rifare, ma va bene, volevo proprio questo, una bella partenza forte per far vedere che non siamo qui per caso, ma siamo qui a lottarci questa serie dal primo all'ultimo istante. Bella, bella stoppata della CPU tra l'altro, ripagalo dall'altro lato, pensavo avesse sbagliato la schiacciata, bravo, Bill non è ancora uscito. Lì, fa, ref, ehi, signore. Godo, bold on lie questo, bold on lie 2-8-2-6. E come cazzo lo marchi? Pareggio, dopo il 3-0 iniziale tornano sul pari ma non ancora in vantaggio i Sixers. Si prospetta una partita e una serie interessante se questa è la prima. Perché non sei andato che eri letteralmente da solo? 9 rimbalzi di Wiseman, giocato non so, 5 minuti era giocato? Non esci? Ah, la fintina! 7 più 9 di Wiseman dalla panca. La faccia che avevo detto che i giovani non erano troppo pronti. Rispondi subito presente alla mia critica. No, Joelone! No. 41 pari all'intervallo. Posso dire la verità? Un po' finto come punteggio. Se fossimo andati addirittura sotto era fintissimo. Meritavamo di star davanti. Tengono duro i Sixers, possiamo vincere questa gara 1, abbiamo le possibilità di farlo. Ricordo che siamo arrivati settimi, non dico per sbaglio, ma poco via. Eravamo tranquillamente da quarta o da quinta posizione, se non di più, nella Eastern Conference. Si riparte la Melo Ball per Anthony Davis. Da dove abbiamo lasciato in pratica? Lì, da dove abbiamo lasciato? 2 punti per Anthony Davis. Che mentalità vincente che ha portato, anche se effettivamente... Anche nella simulazione qui con i Lakers non ha vinto lui, però vabbè, facciamo finta, beh, rispetto ai nostri giovincelli sbarbatelli, ha molta più mentalità e tradizione vincente. Tobias Harris contro Bradley Beal non è esattamente proprio un difensore perimetrale, avete ragione a dirmi che manca un po' di un difensore sul perimetro, però vabbè, dai, abbiamo un attacco fenomenale, si prova a fare a meno anche di qualche difensore. Oh, raddoppio pazzo, stiamo facendo un po' di difficoltà a segnare, infatti mettono a testa avanti i Sixers, la Melo, un po' perché è marcato da Simos, che per l'amor di Dio in difesa qua su 2K è un mostro sacro, no, si è scaldato un po' Tobias Harris che ha iniziato ad attaccare Bradley Beal, rovesciata non so cos'era sta animazione, lasciamo stare, lì in angolo, già lo sai. Non lo sai più. Forse al secondo tentativo lo sai. Ah, il secondo tentativo lo sai. Purtroppo da 2. Controsorpasso. Cosa? Ah, Jayetto? Ma? Che? Oddio, no, proprio unexpected se ce n'è uno questo poster. Non si fa. Meno uno. Lasciato troppo solo per Bradley Beal. Arriva Gafford. Oscura la vallata. Palla per Jay Barrett che può buttarsi dentro. Zach Randolph non lo vede neanche. Non fa neanche in tempo a girarsi. Contro il sorpasso. 5-0 di parziale. Bravo Lamelo dentro con la moto ad appoggiare. Approfittiamo finché non c'è Simmons in marcatura. Facciamo viaggiare un po' la palla per le mani del nostro playmaker, del nostro ragionatore. Non so quanto Lamelo possa essere un ragionatore, ma insomma limitiamoci a playmaker. Che comunque 9-2-3 non è una brutta partita, però li abbiamo visto fare anche un cinquantello quest'anno, quindi sai com'è. Mi aspetto delle certe proprie prestazioni, no? Ci siamo capiti, no? Ecco. Bello! Bello, neanche finito di dire. Subito 6 punti in fila di Lamelo.
Approfittiamo dell'assenza di Simmons, approfittiamo la nostra gioventù, il nostro atletismo paga anche ai playoff, anche con un po' di difficoltà. Non so come non l'ha persa qui contro Orf. Che cazzo è successo là sotto? Non lo so. Quel che so è che abbiamo fatto, penso, 9, 10 al tiro di parziale in un minuto e 46, 56, 56. Mica male, eh? Non ci credo, aveva saltato campo libero per la Melo che va dentro. Bel pick and roll. Prima volta che effettivamente un pick and roll, quando ci marca Ben Simmons, ha un senso di funzionare. Più 6, sono leggermente rientrati, ma abbiamo ripreso quel vantaggio. Lasciamo spazio a Simmons, vedete, questa è la stupidità della CPU, che adesso lo lascia lì per 10 secondi praticamente. Tanto dopo ti sposta a caso. Dio, mi stavo grattando il naso, pensavo segnasse di sicuro. Che cosa cazzo? Ma... La Melo, 17, stava giocando male fino all'inizio quarto quarto, 17 ancora più 5. No, e no, e no, e no, e no, e non così, e non così, e non così, era chiusa praticamente. Siamo ancora vivi, Beppe! Siamo ancora vivi, sempre lui! AD! AD per il più uno! E ci andavamo... No, sono passato... Sì, time out, giusto, giusto. Che cazzo sta succedendo in sta partita? Oh mio Dio! Sarebbe a darlo a AD, ma voglio dar fiducia all'uomo con gli occhiali. Scappa, scappa finché puoi. Ok, ok, recuperiamo un po' di secondi. L'uomo con gli occhiali subito. Subito lì a mettere il primo. 19-9 assist, tantissimi per Beal oltretutto. Olè. Possesso pieno di vantaggio, ventello per Bradley Beal. Ultima occasione per i Sixers per non buttare via gara 1. Vinta, portata a casa. Pensavo per un attimo fosse Simmons, quello là mi sono allontanato un pelo troppo, invece non era Simmons, ha tirato Josh Richardson, ma eravamo comunque vicini. Si passa al Wells Fargo Center, signori, partita combattutissima, la vince in pratica la bomba dei D, che poi è stato panchinato, non so, no, ok, no, Fate bene a festeggiare, ragazzi. Fate bene a festeggiare. Io l'avevo detto che non siamo qui a fare le controfigure. Ma non è finita 109 a 103? Ma perché ci sono sempre sti bug? Capite che hanno giocato un quinto quarto? Perché è finita 109 a 103? Era finita 95-91, tipo. Simuliamo dritti per dritti. Immagino perderemo, difatti sì. 1-1. No, stavo simulando turno. Oddio, ho sbagliato. Mamma mia, mi sono fermato appena in tempo. Mi sono fermato appena in tempo, mamma mia. Tra l'altro gara 2 persa di 2, che peccato, Embiid ha fatto il partitone. Abbiamo fatto il nostro, sono soddisfatto, ragazzi. Ci rivediamo nel prossimo episodio, o per gara 3 o per gara 4, o magari già per gara 5. Vediamo, non lo so. Una bella gara 5 sul 2-2, se fossimo 2-2 sarebbe carina, vi dico la verità. Spero questo video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Ci rivediamo nei prossimi giorni con un nuovo video, prossima settimana con il Weekend NBA, tutte le sere per vedere gli highlights con voi di NBA, Formula 1, o My Team, o Meme, o che ne so, su Twitch ovviamente alle 21:15. Belli boys.